spiegassi lo stemma? Sì. Lo spieghiamo a tutti. Che cos'è questo stemma che compare sulle nostre cose? C'è un serpente che avvolge una spiga di grano. Il serpente, come simbologia, è legato alle grandi madri preistoriche. Era uno degli attributi delle grandi madri. Ma è anche il simbolo delle energie telluriche, le energie che attraversano il pianeta Terra. E la spiga di grano invece, a parte che tra l'altro poi il serpente è il simbolo della conoscenza assoluta. Perché sta nella Bibbia il serpente? Perché l'uomo voleva la conoscenza assoluta, il Padre Eterno gliela voleva dare. E quindi conoscenza assoluta che avvolge la spiga di grano. Perché la spiga di grano? Il grano fin dall'antichità è la cosa più sacra che c'è nel Mediterraneo. Il grano, voi lo sapete, il pane non si butta, non si dà alle bestie, se cade a terra si bacia. Quanta tradizione c'è intorno al pane? Il pane è una cosa sacra, tanto da essere diventato poi il corpo di Cristo. Quindi il grano e il serpente che è la conoscenza. Padre e madre. Padre e madre, bravo. Grazie. Ho visto il sindaco, aspetta un po', dove stai il sindaco? Vieni a fare una foto con questo ospite specialissimo. Ecco il sindaco di Rocca San Felice, che poi vi dirà due parole più tardi, grazie al quale oggi